Prudenzio vuole farsi bello agli occhi della matrona e così escogiterà un modo per appiccare il fuoco nelle case degli abusivi, per costringerli ad andarsene dalle terre di Donna Franziska. La Montenegro è compiaciuta da questa idea del giovane Ortega e acconsentirà subito all'attuazione del piano, a patto però che nell'incendio non ci siano vittime. Ma le cose non andranno esattamente in questo modo, anzi, addirittura a perdere la vita sarà la piccola Ana, la figlia di Julieta Uriarte. La ragazza, dopo aver trovato la figlia morta per soffocamento, porterà il cadavere della piccola in braccio fino alla piazza di Puente Viejo, dove libererà tutto il suo dolore e la sua grande pena. Saul è preoccupato. Su suggerimento di Adela raggiungerà Julieta tra le macerie delle case bruciate per confortarla in questo momento davvero così buio della sua vita. Prudenzio non riesce a perdonarsi quello che ha provocato, anche se Donna Franziska cerca di incoraggiarlo a superare l'accaduto che è stato involontario da parte del ragazzo.